Uniti per oltre 75 anni. Buongiorno dal telegiornale della Toscana. Enrico Rossi è da oggi il nuovo presidente della Regione Toscana. Lo ha proclamato ufficialmente l'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Firenze. Stamani in Palazzo Sacrati Strozzi il passaggio delle consegne da parte del presidente uscente Claudio Martini. Il servizio di Franco De Felice. A 20 giorni dal voto la proclamazione ufficiale e il passaggio delle consegne da Claudio Martini ad Enrico Rossi, l'ottavo presidente della Toscana. Cerimonia essenziale, un passaggio di consegne tra due amici innanzitutto. Fare il presidente della Toscana, dice Martini, è un'esperienza senza uguali e la Toscana è davvero la regione più bella del mondo. Un mestiere più bello del mondo che però si svolge in un momento non tra i più belli del mondo, fa notare Martini. Martini fa gli auguri a Rossi, Rossi li fa a Martini perché possa assumere un ruolo importante a livello nazionale. Rossi regala due libri, Lo Zen e l'arte della manutenzione della politica. La politica, dice, ha bisogno di un po' di manutenzione, e Il principe di Machiavelli. Abbiamo bisogno di un principe, sempre Rossi. E Martini regala a Rossi una bacchetta da direttore d'orchestra. Le sinfonie riescono anche facili, non è detto che sia obbligatoriamente difficile, però bisogna anche che ci sia una guida, e questo è semplicemente un simbolo amicale e fraterno per Enrico. Dato a Claudio quello che è di Claudio, Enrico cosa farà? Lunedì intanto annuncerò i tempi e la giunta e le modalità con cui entro 10 giorni noi corrisponderemo allo statuto, cioè andremo in consiglio, faremo il presidente del consiglio regionale, io presenterò il programma e anche i nomi della giunta, e fino ad allora rifletto e serenamente mi sto determinando. Ma le idee chiare, oppure la coalizione, ancora la tiene un po'... Io mi ispiro alla Costituzione, la Costituzione recita così: il presidente nomina e revoca la giunta, punto. La cronaca.